Eccoci qua, ho cambiato di nuovo postazione, così vi confondo un po'. Allora Manu, zone erogene. Vai. È un argomento bello ghiotto. Secondo la tua esperienza, quali sono, diciamo, le parti del corpo, le zone più sensibili? Dove sai che vai sul sicuro, se sai toccare in modo giusto, se comunque rapportarti in modo giusto, fa impazzire una ragazza, insomma. Ok, allora diciamo che le zone in cui vai a colpo sicuro sono le classiche, dove quelle non sbagliamo mai, diciamo le labbra, i capezzoli e soprattutto il clitoride, cioè saper stimolare, comunque sono quelle zone davvero top che non sbagli mai con una donna. Faccio un passo indietro, anziché a letto, zone, tra virgolette, erogene, più che erogene, sensibili, okay, che stimolano. Quali sono, secondo te, quindi non parti intime? Ok, allora, allora prima di tutti la nuca. Okay. La nuca, diciamo che è una zona molto sensibile, soprattutto nella zona del collo. Ok. Qui, sì, sì, soprattutto è pieno di terminazioni nervose la nuca, quindi con un tocco leggero, diciamo che può guidare il nostro partner verso a sensazioni molto intime. Sì, sì. Sì, senti questa, ho beccato a Jesolo, ho lavorato con Vittorio, il ragazzo che adesso è in aspirante trainer, molto in gamba, ha baciato la ragazza in questione, ha fatto una cosa molto buona, molto positiva, l'avevo detta anche a Jesolo, cioè a un certo punto si parlava di tatuaggi con la ragazza e lui, in maniera molto, molto, molto astuta, molto arguta, molto, molto, molto bravo, proprio le va a toccare con le dita la schiena, ok? La parte bassa della schiena, sì. Disegnando dei, adesso non so di cosa stavano parlando, disegnando dei piccoli cerchi, io credo che stavano parlando di qualche tatuaggio particolare, lui appunto ha fatto l'esempio su dove l'avrebbe voluto, dove non so dove ce l'aveva lei, boh. E l'ha toccata, io proprio sentivo, avvertivo l'elettricità, sentivo che la ragazza proprio era molto molto coinvolta da questa cosa. Il fondo schiena è anche una di quelle zone dove se sai Carlo, soprattutto devi farlo in maniera molto leggera, sì. Un tocco deve essere molto vellutato e poi la ragazza lo percepisce, se sai toccare i punti giusti poi ha tutta la strada in discesa. Sì, 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 sì. Ok, altra zona, io ti dico, l'ho un po' sottovalutata, il ginocchio. Sì, il ginocchio, soprattutto quando fai un primo appuntamento, io ci gioco molto, soprattutto ginocchio, ma anche interno del ginocchio, perché anche questa qui è una parte molto sensibile, soprattutto la ragazza non se lo aspetta, perché fondamentalmente noi uomini l'interno del ginocchio è il ginocchio, non ci pensiamo. Esiste, cioè non c'è, è una parte del corpo che è come dire... Il gomito c'è? Esatto, c'è, non esiste. Invece no, tutto il contrario, è molto sensibile. Anche qui se lo sai sfruttare bene... Per stimolarlo, per arrivare, diciamo... Cioè, come fai? Semplicemente col tuo ginocchio al suo? Allora, prima mi avvicino magari ginocchio okay, con il mio ginocchio. Poi magari mi avvicino ancora di più, metto una mano dietro al suo ginocchio e lì faccio dei mini movimenti, faccio tipo dei cerchietti. Ok. Ma chiaramente, allora, diciamolo a casa, chiaramente quando la ragazza l'hai sentita... Beh, chiaramente, quando la ragazza comunque la vediamo bella coinvolta, perché altrimenti non possiamo subito fiondarci sull'interno del ginocchio, cioè no, ci tira una sberla subito. Da pazzi. Il collo però, secondo me, è una delle parti più toste e più forti. Secondo te è giusto farlo anche come avvicinamento, quindi al bacio? Sì, assolutamente. Assolutamente, sì, anche il collo sempre. Io alcune volte lo faccio proprio da più intimità anche alla ragazza. Se arrivi al collo, il bacio è assicurato. E, per toccare quella parte là, a me viene in mente sicuramente il discorso capelli, quindi sì. Magari io intelligentemente lo faccio spesso. Chiedo cosa preferisce esteticamente di un ragazzo e poi lei mi chiede cosa io preferisco e da lì dico i capelli e poi faccio l'esempio su di lei, dico per esempio questi capelli, comincio a toccare poi il collo. Esatto, oppure partendo dalle orecchie è anche un altro punto molto sensibile, partendo dalle orecchie magari ha
degli orecchini particolari, un accessorio particolare, glielo fai notare magari puoi partire dove l'ha presi, perché ha scelto proprio questo tipo di orecchino, e poi da lì puoi andare a scorrere un po' sul collo. I seni, parlando e tornando al discorso iniziale sulla parte più intime, sto riscontrando che toccarli non a agguantarli tipo antistress, ma Grazie. sfiorarli, specie quando la ragazza magari è chinata, quindi i seni sono per la forza di gravità verso il basso. Quindi toccarli, sfiorarli, produce veramente. Io ho fatto venire ragazze solo con questo punto. Sì, è vero, cioè il seno è molto sensibile, molto, 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 è una delle parti più sensibili che ha la donna. Specie la parte, diciamo, vicina al capezzolo e. Esatto, la parte intorno. Quella lì è veramente molto, non proprio il capezzolo in sé, ma la parte che è intorno che la stimola ancora di più. Sì. Ci siamo, Manu, io ti lascio andare, devi dormire perché domani c'è il corso. Assolutamente. Ottimi, ottimi spunti, veramente. Alla prossima. Bene, ciao Steve, alla prossima.